Ciao da Paolo. Sara. E tu chi sei? E tu sei Zacche? E tu sei Olimpia? E siete su Vandipeti. Ormai lui è libero di fare quello che vuole. Vai piccolo gattino, vai dove ti porta il cuore. Fa poco freddo. Vento. Siamo a Calgau. Come si dirà? Non so come si pronuncia. A Calgau. Siamo a 20 minuti da Salisburgo, 11 minuti dal lago di Monse. Monsi, non so come si dica. E niente, abbiamo dormito con questa vista. Corri palpettino! Corri! Gioco preferito di Olimpia. Tira la fune! Com'è qua? Molto bello. Sei proprio brutta. No. Che fanno, sa che quando ti guardano? Sei proprio brutta. Dove la mamma? Ti abbandona? Sta tornando, tata? Prendila! Com'è? C'è la zona per i bimbi, per giocare durante la messa. Beh, andiamo a vedere questa cosa geniale che dice Sara. Qui c'è un dondolo, c'è un puzzle, le sedie per giocare. Kinderkirche, bellissimo! Fermati un attimo per vedere questo. Sara alle prese col portare 18 animali. Siamo sul lago di Wolfgang See e oggi passeremo la giornata con due signori che abbiamo conosciuto su Instagram grazie ai social. Anche loro portano il gatto a guinzaglio. Gioco di sguardi. Olì, fai vedere cosa hai trovato. La piccola cacciatrice ha trovato la pallina. Lei è Ally. She has beautiful eyes, beautiful. Thank you. Com'è la sake, la tua amichetta austriaca? Carina. È stata una giornata bellissima. Siamo stati ospiti di Suzanne e di Andrea a casa loro, una casa bellissima vista lago. Hello. Abbiamo mangiato in terrazza, lei ci ha preparato questa quiche Lorraine con porri, formaggio, insomma, una delizia. Noi abbiamo portato questa rivisitazione dei Percy Pien. Abbiamo passeggiato lungo lago con loro. Siamo tornati nel parcheggio di stanotte perché ci è piaciuta questa accerchiata di montagne e vediamo un attimino domani se spostarci o no. Quindi niente, prossimamente vi faremo vedere dove andiamo. Tieni lei. Apri, non ce la faccio. Oggi giornata Laundry. Sono
t-shirt taglie. Cosa che dobbiamo fare ora? Dobbiamo svuotare, risciacquare e prendere. Tanto per fare tutto ciò stiamo usando l'acqua del lago. Il bel lavanderino che lava i fazzoletti. Come la fare ora? Come prima. Oh, le ruote. E voilà! Steso tutto. Dove ci porti, Oli? Ma ora cosa che facciamo? Ora ci facciamo baciare da questo tramonto meraviglioso. Noi intendiamo, ceniamo. Sì, ho fame. Così andremo a cenare tipo... Non si vede lì. L'abbiamo parcheggiato. E poi dove andiamo? E poi dormiamo in un parcheggio poco più su, con una vista sul lago meravigliosa, ma ve la faremo vedere domani mattina. E come promesso, stanotte abbiamo dormito qui. Andiamo a Wales. A Wales. No, amore. Non a Gmuden. Perché c'è la. Non a Gmuden. Eh? Non a Gmuden. No. Gmuden get the moment. Allora, se dobbiamo andare a Gmuden, però dobbiamo scaricare, Ma no. Dai, Paolo. Ah. Sono scegli te. Problema, non ci voglio rialzarmi. Non sappiamo dove andare. Io prendo residenza qua. Davanti al lago, mi piace tanto. Poi abbiamo Susanna e Andrea come vicini. Non troppo. Vabbè. A 200.000 km di distanza, però vabbè. Allora, arriveremo a sud del lago di Gmund, che poi percorreremo insomma un lato del perimetro per arrivare fino in cima. Nel mentre ci siamo spostati in questo paesino chiamato Drinkenkirke e adesso andiamo a fare due passi con gli animaletti e vediamo cosa viene. Vuole commentare? Sono felice. Perché? Sono un bel posticino perché ci arrivano dei feedback molto positivi. Siamo utili, sta piacendo il nostro modo di comunicare per essere due persone che facevano tutt'altro prima, è molto bello. Dire qualcosa? Sto aspettando che si spostino delle persone che 30 anni. Ah, ne fanno un'altra lì perché è meglio. Palle! Questo è veramente bellissimo, tranquillo. Lì, tu vuoi fare bagnetto? Piccola. Non puoi. Infatti, in questo bellissimo paradiso, le pene le ha messe. Niente, adesso stiamo salendo, cioè alla ricerca del punto panoramico. Dopo questa enorme salita siamo arrivati alla chiesa. Una delle cose divertenti dell'avere gli animali, si fa sempre a turno. Ma questo è perché noi viviamo sempre troppo insieme e loro ci permettono di dividerci. Saute. Sa che? Voilà! Stasera dormiamo in questo parcheggione. La cosa bella di questo posto, se Olimpia non mi tira via, qual è la cosa non bella? Sono io. Allora, non volevamo dire questo, ma la cosa bella di questo posto è che lì c'è il parcheggio, qui c'è il lungomare. Hello. Okay. Thank you. Comunque, dove sei? Con questa bellissima cornice
Buonanotte. Buonanotte. A domani. Ribuongiorno, perché ieri abbiamo detto buonanotte. Buongiorno. Buongiorno. Ci siamo spostati un attimo perché eravamo anche diretti sotto il sole. Ora pranziamo. Mentre qua bolle il caffè, noi vi raccontiamo. E ha lavato i piatti. No, cioè, così non era qua. Vabbè, ma life anche questo. Vi raccontiamo qualcosa di bello. Uè, Caterina. Allora. Buongiorno. Allora, tre cose da dire su come stiamo vivendo l'Austria da Van Lifers con animali. Punto numero uno. I laghi sono molto molto belli, balneabili, ma solamente dagli umani. Questo vuol dire che tutte le passeggiatine verdi attorno, carine e coccolose, con il cane non ci potete andare, a meno che non sia la parte di ciclabile e pedonale nella quale loro sono ammessi. Quindi se avete intenzione di andare a visitare questi laghi con i vostri animali, ricordatevi che non possono fare il bagno, quindi cercate che ci siano delle zone di ombra vicine. Punto numero 2. La libera non è del tutto contemplata. Non è tollerata tantissimo. Esatto, ci è successo a volte di affidarci a Park Fortnite, siamo arrivati e in realtà c'era un cartello di divieto. Siccome qui sono molto severi e le multe sono anche cospicue, abbiamo deciso di spostarci e cercare delle zone in cui si potesse invece stare. Ci sono tantissimi campeggi, questo da dire. Punto numero 3, carichi e scarichi. Pensavo che ce ne fossero di più, invece... Sì, scarseggiano un pochino. Forse se ne trovano lungo l'autostrada. Ma noi non facciamo l'autostrada, quindi non... L'altro problema è che quando le trovi, però, ad esempio le grigie, non le puoi scaricare perché i tombini sono chiusi. E abbiamo anche provato a chiedere a tre campeggi. Sì, e ci hanno risposto picche, anche se volevano pagare. Esatto. Una signora però ci ha mandati solo per lo scarico delle grigie a un autolavaggio. Esatto, negli autolavaggi ci sono i tombini aperti. Li puoi scaricare se vi fosse utile. Esatto. Trombetta, come va? Mese che sei in giro, Da Polina. Piccolino. Stiamo per andare a tuffarci nel lago. Dopo una giornata a 30-35 gradi ci sta. Sì, però percepiti 42 perché il camper dentro ne segnava 42. Abbiamo lavoricchiato il computer, stando all'ombra per gli animali, ma faceva caldo, effetto forno. Abbiamo fatto per il bagno? No, abbiamo pucciato le zampe solo. Troppo fredda. Troppo fredda per i nostri gusti. Ora andiamo a cercare una pizza. No, doccia, pizza e passeggiata. Esatto. Allora, siete pronti a vedere con cosa festeggiamo il nostro primo mese di viaggio? Era troppo buona! L'abbiamo mangiata, scusate, era buonissima, era veramente buona. Dobbiamo ringraziare questa signora che abbiamo conosciuto prima al parco, che ha chiacchierato col gatto, poi ha visto che c'eravamo anche noi e ha avuto pietà, insomma le abbiamo chiesto: ma c'è una pizzeria qua vicino com'è? No ragazzi, vi do io l'indirizzo. E quindi ci siamo mangiati questa pizza napoletana buona, molto buona, con questa vista. Oggi visitiamo Gmunden. Chi è lento? Questo mini cicciolo. Iniziamo la nostra visita. Sì. Sì. Che? E vai. Di bagnetto. Guarda, vieni piccolini. Vieni col papà ora. C'è un cambio. Allora, le super tatticone vandipeti. Praticamente noi usciamo molto presto con Oli e Sakè. Poi quando inizia a fare caldo andiamo a caccia della grande ombra protettiva per loro. E adesso andiamo a fare i turisti. Ma
Guarda che panchina. Oddio, che bella. Ti sta piacendo? Molto, molto carino. Molto curato. Si passa di... Nine. Tutti questi colori pastello che io amo follemente. Sono tutte le transenne perché ieri hanno fatto la mezza maratona. Io e lo Sara siamo fuggiti da cosa? Dall'Italia per cercare il freddo. Ah, per carità. Sono 65.000 gradi pure qua. Questo gattino. Qua. Bibi. Ma ti deve aver gigi. Ma quanto sei bello. Meno male che non c'è l'impietta, se no mi sbranava. Oh. Mi sta chiamando il tuo padrone. No? Sarebbe bello abitare lì. È bello, sì. Svegli la mattina, fai due passi, superi il ponte e vai a fare un bagnetto. Quindi questa seconda settimana di viaggio fuori dall'Italia l'abbiamo passata qua in Austria, abbiamo rallentato decisamente i nostri ritmi giornalieri. Complice un po' il caldo, il fatto che abbiamo scoperto dei laghetti che ci hanno fatto un po' da casa. Esatto. In questi giorni. Grazie per essere stati con noi, alla prossima, ciao! Ciao! Siamo in questo posto meraviglioso, ragazzi, bellissimo. L'acqua fresca ci voleva un sacco. Olli, come hai concluso la giornata? Faccio il bagnetto?